Ciao! Allora, in questo video testiamo insieme il super gel della Rimmel, quindi questi nuovi smalti effetto appunto gel. La confezione e anche la pubblicità promette 14 giorni di durata di questo smalto con colore luminoso e brillante. Quindi lo applicheremo insieme e vediamo appunto che risultato otterremo. Il colore che ho scelto è lo 041 Darling Dahlia e poi anche il suo top coat. Io vi consiglio di acquistare, se volete, la confezione appunto con i due prodotti già insieme, perché in proporzione, scusate, con quello singolo costa di meno. Infatti quello singolo dovrebbe venire sui 6-7 euro, mentre la coppia viene sui 9 euro. Io l'ho comprata da Acqua e Sapone. Quindi questo è lo smalto che io ho applicato. Come vedete il colore è molto brillante e è resistente, non si asciuga velocissimamente, infatti non ha lo stesso effetto di un top coat tipo quello di Essence, però appunto vediamo appunto insieme come l'applicazione. Io vado ad applicare prima ovviamente sotto una base che mi consentirà di non avere comunque le unghie macchiate dal rosso. È sempre comunque importante applicare una base quando andiamo ad utilizzare uno smalto comunque molto pigmentato o comunque scuro. Quindi vado ad applicare questo qui, che è il mio solito, la mia solita base. Allora, come vedete il pennellino è di quelli più grandi, quindi che facilitano la stesura, e in effetti la stesura dello smalto è estremamente semplice, scorre velocemente sull'unghia, il colore è poi comunque pieno, non dà difetti che molti smalti possono avere nella prima stesura. Vado però poi a farne una seconda, nonostante si possa anche lasciarlo così, perché su alcune unghie la coprenza non è proprio perfetta, e non che abbia parti di applicazione meno omogenea, però comunque su alcune unghie si intravede la lunetta e a me non piace, quindi vado comunque a stenderne una seconda passata. Tra una passata e l'altra, tra una mano e l'altra, vado a far trascorrere almeno una decina di minuti in modo da consentire un'asciugatura, se non proprio completa, comunque il più possibile avanzata, in modo da non aver poi problemi con la successiva e non andare a mettere prodotto bagnato su prodotto bagnato. Una volta asciutto andiamo ad applicare il top coat, che sarà quello a dare l'effetto lucente e a lunga durata. Vedendolo così la consistenza ricorda quelli della Essence d'asciugatura rapida, soprattutto nei primi giorni di utilizzo, prima che inizi ad addensarsi. Non ha la stessa asciugatura rapida, quindi dovremo attendere 10 minuti e un quarto d'ora perché si asciughi completamente, quindi possiamo andare a toccare altre cose. In sostanza lo consiglio, sì, se avete tempo, per fare una manicure approfondita, completa e con i tempi giusti. In alternativa vi consiglio comunque uno smalto, un top coat soprattutto ad asciugatura rapida, l'effetto sarà più o meno lo stesso. Questo video non è sponsorizzato e è tutto comprato con i soldi miei. Detto questo vi ringrazio e vi saluto, ciao ciao.